Siamo qui al Rework a Perugia con Saverio Raimondo dopo il suo spettacolo di stand-up comedy. Saverio, cazzo, complimenti, come è andata? Bene, mi pare, sì, no? Sì. Ho sentito risate, applausi. A lui l'ha pure abbracciato il nostro. Io l'ho anche abbracciato perché è partita IVA e io abbraccio sempre il popolo delle partite IVA. Con te volevo parlare come primo argomento e unico centrale dell'intervista della rabbia. Perché ti vedo abbastanza euforico, abbastanza effervescente, energico sul palco, quindi voglio chiederti che rapporto hai con la rabbia e come la gestisci. In realtà io non sono una persona che si arrabbia, proprio nella vita. Se tu mi fai un torto io ci resto male più che arrabbiarmi. Però probabilmente proprio perché c'è il palco, nel senso che effettivamente io sul palco sono piuttosto energico, no? Sì. Anche adesso. Effettivamente fare comicità è essere aggressivi. E quindi probabilmente io incanalo l'aggressività nelle battute. Del resto, come dire, non ho le physique di un roll di quello che si può arrabbiare. Cioè, se io mi arrabbio faccio ridere, sono ridicolo. E quindi meglio che non mi incazzo. Quindi nella vita reale, diciamo, non ti arrabbi tantissimo. Però no, quando sei sul palco esageri un po' questa tiro cosa fuori tutto. È una chiave comica, sì. Però se ti dovessi chiedere, per esempio, qual è la cosa che nella vita ti fa arrabbiare di più, cosa mi rispondi? La stupidità. La stupidità. Quindi mi faccio arrabbiare da solo, fondamentalmente. Ok. Stupido anch'io. Però sì, la stupidità. Ti autoarrabbi da solo. Mi autoarrabbi, guardo allo specchio, mi do una capocciata, rompo lo specchio, un macello. Sai cosa fa arrabbiare me, per esempio? La cosa che più mi fa arrabbiare al mondo è la pipì biforcuta. Non so se la presente. Sì. Che fai, tanto come si spiega? Ma porca puttana, è per questo che mi arrabbi, perché dico, come cazzo è possibile che da quel singolo buco escono due getti, no? E poi di prima mattina magari, no? Che tu sei ancora mezzo assonnato e quei due getti nessuno dei due prende. Allora, se c'è qualcuno che potreste nei commenti, cioè un personale medico sanitario che possa spiegarci il perché scientifico di allora, questa cosa. Io ne ho parlato con il medico e mi ha detto la risposta. Non posso dirla davanti a te, la dico all'orecchia. Vediamo se sei d'accordo. Ok, io me la mimo. È possibile che sia questo? Mi hai fatto venire un dubbio. Tu facci caso, la prossima volta che farai la pipì biforcuta, rifletti sul perché. E poi devo andare a controllare, scusate. È probabile. E invece di atteggiamenti, sì, delle persone, cosa ti fa arrabbiare nel quotidiano oppure in altre situazioni? Ma allora, non è il tuo caso, non è. Anche se mi fa arrabbiare quando la gente. Interviste di radiofonica. No, perché è fraintendibile. No, mi fa arrabbiare quando la gente mi parla. Proseguiremo l'intervista che si fa le domande da solo, Saverio. No, nel senso che alle volte la gente ti ferma, ti comincia a raccontare cose per cui a te. Non ne frega niente. Cioè, prima di dire una cosa a una persona, chiedetevi sempre: ma questa cosa che sto per dire a questa persona interesserà? Nei 9 casi su 10, no. A me una cosa delle persone che fa arrabbiare, ci ho riflettuto anch'io, perché faccio le domande e poi mi do anche delle risposte. Bravo. Sono sui gruppi WhatsApp, tipo di calcio, fantacalcio, prettamente maschili, quando inviano i video porno standard, ovvero quelli in cui. Sì, succede qualcosa. Ma niente di che. Cioè, a me i video porno, quelli comici, alla fine in cui succede qualcosa, va bene che me li inviano. Certo. Però se lo devi inviare standard, normale, ma che cazzo devi fare? Cioè, tanto lo vado a guardare da solo. Ma quali sono i video porno comici? Che ne so, quelli in cui tipo non. Glielo dico all'orecchia. Quello in cui scopano su una buccia di banana, capito? Quello. Tipo, capito. Esempio. Quello che la rabbia, sempre parlando della rabbia, funziona tantissimo sui social, aumenta le visualizzazioni. Sì. A noi farebbe molto comodo se ti arrabbiassi, cazzo. Allora, ragazzi, non potete chiedermi di arrabbiarmi così a comando. Non sono la vostra scimmietta, va bene? Non sono la vostra scimmietta. Ora tu, per favore. Va bene così? Ce l'abbiamo. Ce l'avete, no? Questa la tagliamo e la spiegiamo, perfetto. E come ultima cosa, chiuderei con un gioco. Perché ho provato a scrivere su Google. Io odio quando. E volevo chiederti, secondo te, quali sono i primi suggerimenti che Google ti dà se tu digiti io odio quando sul motore di ricerca? Poi te li faccio vedere. Ah, secondo me io odio quando la gente che odierà quando gli si quando piove. Io odio quando piove. La gente. Prova a dirne un'altra. Io odio quando fa freddo, la gente odia il freddo. Adesso ti faccio vedere le cose più cercate su Google. Vai. Io odio quando sto studiando e un dinosauro mi parla sopra. Giuro, la ricerca di Google. Io odio quando Voldemort mi ruba lo shampoo.
Ragazzi, le cose più cercate su Google, io odio, scrivendo. Ma perché? Che cazzo? Cioè, quando un dinosauro ti parla sopra, è una cosa carina. Perché? Perché ti devi arrabbiare? Scusa, povero dinosauro, ti parla sopra. Ma perché ti arrabbi? Sei tu che sei fumantino. Infatti. Ma infatti. Saverio, ti ringrazio davvero. Grazie. Complimenti ancora per lo spettacolo. Grazie. E buona fortuna per tutti. Grazie. A voi. Ciao. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Ciao.